Quando venne annunciato Dark Souls 2 sembrava assolutamente impossibile anche solo un'ipotesi di DLC. Il creatore della serie infatti si era sempre dimostrato ostile a questo genere di iniziative, ma alla fine il marketing vince anche sulle più nobili intenzioni e oggi siamo qua a parlarvi di Crown of the Sunken King. Per chi non lo sapesse, si tratta del primo capitolo di una breve trilogia che prende il nome di The Lost Crowns. In questa nuova saga viene approfondita la figura di Vendrick, il re divenuto folle per via della soffocante oscurità che ha avvolto l'intero regno. Il tutto prende vita una volta varcato uno strano portone. È sufficiente entrare nella caverna dove ci si è imbattuti in precedenza con il boss detto il Putrido e quindi prepararsi a sudare le proverbiali sette camicie. Il livello di difficoltà, infatti, non è stato assolutamente ridimensionato, tanto è vero che basta una minima disattenzione per trovarsi di fronte alla ben nota schermata del sei morto. I nemici sono più aggressivi che mai. Alcuni sono in grado di avvelenarci con un solo tocco, altri possono danneggiare gravemente il nostro equipaggiamento e nel contempo non mancano trappole a dir poco subdole. Anche l'esplorazione riesce a regalare ottimi momenti, grazie a un level design competente, arricchito di diversi elementi attivabili tramite delle colonne che in pratica fungono da interruttori. Queste meccaniche rappresentano le novità più concrete nel contesto di Dark Souls 2 e arricchiscono non poco il gameplay. Il tutto, ovviamente, immerso in ambientazioni sotterranee davvero ispirate, con strutture che ricordano non poco le piramidi azteche. Purtroppo gli avventurieri più in gamba difficilmente si faranno intrappolare a lungo in questi labirintici passaggi. È possibile arrivare al boss finale in poco più di 2 ore e mezza, che salgono a 4 nel momento in cui ci si mette a esplorare anche la zona opzionale, comunque ricca di nemici davvero aggressivi e un boss alquanto ostico. In definitiva, Crown of the Sunken King rappresenta un'ottima espansione al mondo di gioco, ma la sua brevità potrebbe risultare indigesta ad alcuni giocatori.